Allora, è una cosa insignificante, io non pensavo neanche di farci un video, ma poi mi è venuto in mente che a qualcuno potrebbe interessare, perché può succedere spesso, per chi ha una bici elettrica, di aver bisogno di cambiare il BMS. Perché questo può accadere spesso? Perché praticamente quando si rompe la batteria, nel senso che non riesci più a caricarla o non dà più energia, non funziona più per qualche ragione, 9 volte su 10 è il BMS. Una volta su 10 si sono rotte le celle, ma a quel punto hai visto fuoco, fiamme, per cui te ne accorgi. Io in questo caso, questa batteria, che ho comprato da poco ed è di scarsa qualità in effetti, più che non funzionare per nulla, ha uno strano difetto che secondo me non riesce a fare una certa salita, si blocca di colpo, sempre allo stesso punto, ed è un problema delle ampere. Ho fatto varie ipotesi, prima pensavo che fosse che si fosse scaricata, perché prima ho fatto anche 5 km in salita, che fosse il calore eccessivo, ma in pratica alla fine ho raggiunto la conclusione che sono le ampere. Per andare su una salita molto ripida si richiedono molte ampere, e mi sembra di ricordare che il BMS presente su questa batteria di serie è scarso, insomma. Ne metto uno a 30 ampere, che sono più che sufficienti di sicuro. Comunque, al di là di questa mia esigenza, una specie di esperimento che faccio per vedere se riesco finalmente a fare quella salita maledetta dopo questa modifica, per voi è importante, nel senso che se vi si rompe la bici per qualche ragione, cioè la batteria esattamente, sappiate che, insomma, che prima cosa da fare, si compra un BMS che costa 15 euro, quindi non è un gran costo. Adesso vedremo come non è poi così difficile sostituirlo. Io ho fatto anche un altro video, un tutorial sulle batterie delle bici elettriche, in cui ho spiegato anche cose un po' più tecniche del BMS, no? Installarla da zero è un po' più complicato, perché bisogna avere certe informazioni. Sostituire invece un BMS che già esiste è in un certo senso più facile, per un fatto che tu puoi trarre indicazioni da dove sono collegati i cavi nel vecchio BMS e quindi spostarli semplicemente nelle stesse lettere. Qua ci abbiamo una lettera C- e P-. Vedremo che ci sono un cavo che va su C- nel vecchio BMS, un altro su P-. Stacchi da C- e metti qua su C-, stacchi da P- e metti su P-, capito? Copi, fai la stessa cosa che vedi nel vecchio BMS. Poi c'è il discorso per questi cavi multipli, che lo facciamo un po' più complesso, cioè un po' più approfondito. Adesso lo smonto in modo da rendere visibile il vecchio BMS, perché lo devo togliere e mettere al posto questo, e fare la sostituzione di due cavi, diciamo, un po' grossi. E poi qui che cosa che ci ho messo? Dopo guardiamo. E poi tutti quelli del bilanciamento. A tra poco. Ecco, un consiglio. Io qua ci ho messo questo adesivo. Prima c'era anche un altro tipo di carta, in effetti. Non sbucciatelo completamente il pacco batteria interno, perché se lasciate tutti questi contatti esposti, il rischio è che con qualunque oggetto metallico che avete sul tavolo, per un attimo tocca sul bordo e si ha qui. E si ha un cortocircuito di quelli brutti proprio, per cui lasciateli coperti, tanto non lavoreremo su questi contatti laterali, lavoriamo solo qua sopra. Allora, qui c'è BMS, c'è ancora però un po' di carta sopra, qua purtroppo è tutto in cinese, qua c'è scritto 15 ampere, il mio invece è da 30, quindi si raddoppia, che è già una cosa bella raddoppiare, anche se comunque 15 ampere pensavo che sarebbero state sufficienti. Qua tutta sta cosa appiccicosa, un attimo dai che la tolgo. Allora, qua vediamo 10,36 volt, che significa 10 celle in serie per ottenere 36 volt nominali, che è il segno, vedete anche qua sono 10 celle in serie, qua è 36 volt nominale, non so se l'ha scritto. Ah, qua hanno messo la X su 3,7, ma in pratica 3,7 o 3,6 è praticamente identico. Qui si tratta di vedere dove sono le lettere. Qua c'è P-, non so se riesco a farvelo vedere, P-, e qua c'è C-, sono due. Qui invece, che non si vede molto bene perché è un po' coperto, c'è, cos'è che c'è? B-. Noi troveremo le stesse lettere qua. Vedete, B-, P-, C-, quindi è così che si copia. Anche se tu non sai che significano queste cose, ma io in realtà lo so e l'ho spiegato nell'altro video tutorial, devi semplicemente staccare da qui e mettere qua, staccare da qui e mettere qua, staccare da qui e mettere qua. E poi ovviamente dobbiamo fare questo qua, il bilanciamento,
che sono tanti, ma si riesce a farli uno alla volta in modo abbastanza semplice. Ora, la prima cosa da fare che consiglio è di staccare il connettore, perché dato che poi dovremo tagliare questi cavi, però uno alla volta, mi raccomando, andiamo per ordine, è importante che sia staccato, perché sennò c'è una scintilla, visto che qui fa da carico, cioè usa un po' l'energia della batteria, e quindi interrompendolo con la forbice che va dentro, un po' tocca, un po' no, ci sarebbero scintille. Se lo stacchiamo non ci sono le scintille. Qua sarebbe meglio avere, ma purtroppo sembra che non esista nel mondo, qualcosa di appuntito che non sia metallico. Sarebbe bellissimo che esistesse, ma non esiste nel pianeta Terra, perché ogni tanto bisogna aver bisogno di andare dentro, no? Ma non puoi farlo con cose metalliche perché corri dei rischi. Qua ci sono quindi 1, 2, 3 cavi, due dei quali grossi. Questo è più sottile, quello C- del caricatore, il negativo. E poi questi qua che sono tutti piccolini e anche se sono tanti, li facciamo come saldature in modo molto rapido perché sono più facili da fare. Però bisogna prima togliere questo. Qua fra l'altro ce l'hanno fatto proprio strozzato questo cavo, che quasi non ci arriva, mannaggia loro, e hanno messo un po' di colla a caldo. Adesso purtroppo non ho niente di non metallico, per cui devo un po' rischiare, ma devo togliere sta colla a caldo e togliere questo connettore, che forse ci si riesce lo stesso, però mannaggia. Ok, sono riuscito a staccarlo. Qui ho avuto anche la complicazione che sti cavi non mi davano spazio e soprattutto c'era la colla a caldo. Se doveste avere lo stesso problema, cioè che è un po' difficile togliere, state attenti a usare robe metalliche, non infilatele mai in mezzo qua. Io ho puntellato qua, vedete dove c'è la parte di plastica del connettore, solo parte di plastica su un lato e sull'altro per sfilarlo. Adesso faremo anche modo di allungare un po' sti cavi che li hanno fatti proprio cortissimi, che danno fastidio. Ora, visto che è meglio incominciare proprio dai cavi multipli del bilanciamento, quando comprate BMS vi danno anche sempre un cavo come questo, cioè un connettore multiplo con tutti i cavi, che qua sono di colore diverso, ma noi dobbiamo concentrarci sui due estremi. In pratica dobbiamo scoprire a cosa corrisponde ogni cavo. Da notare che io non starò a togliere le saldature da ogni contatto delle batterie e rifarle, perché è molto scomodo e non è facile fare le saldature di un piccolo cavo su una batteria, perché tutta è metallica e perché il stagno attacchi bisogna che il metallo sia rovente, ma è preoccupante far diventare rovente una batteria che dentro è litio. Ci si riesce, ma è un po' una complicazione. Mi evito le complicazioni e allora cosa faccio? Faccio il collegamento da filo qua, lasciando la saldatura originale, al mio filo, al mio connettore nuovo. Ovviamente questi sono anche troppo lunghi, ma comunque un po' più di margine glielo lascio, così è più comodo da mettere e togliere, insomma. Con che criterio si capisce come collegare ognuno di questi con ognuno di questi? Ci si concentra sugli estremi, i due estremi. Ce ne sarà uno che ha un colore diverso da tutti gli altri, oppure, come in questo caso, entrambi hanno un colore, cioè il rosso, il nero, c'è un solo rosso, c'è un solo nero, gli altri bianchi. Qua invece sono tutti rossi e un solo nero. Questo vuol dire che questo nero andrà collegato a questo unico nero. Entrambi sono in negativo, cioè il primo dei negativi, il terminale negativo. Quindi questo è sicuro, no? Si parte da questo, una sicurezza, lo si attacca qua. Qua adesso si può tagliarlo e non c'è pericolo, e per questo l'ho staccato, perché adesso qui non c'è più il carico, non è attaccato a questa elettronica, per cui non succede niente, non ci sono scintille. Però uno sta attento lo stesso. Qui ovviamente c'è tutta sta carta, è proprio cortissimi, l'hanno fatto, sono stati bastardi. Qui adesso lo facciamo con un po' più di margine, dai. Diciamo, per dargli un po' più di margine, di farlo lungo così. Colleghiamo questo primo, qua è una banale saldatura, posso anche farvi vedere come si fa per chi non fa spesso le saldature, ma vi dico comunque che le saldature con cavi così sottili sono molto facili. Collegare invece un cavo grosso come questo o come questo è un po' più difficile, bisogna scaldare di più, eccetera, eccetera. Allora, cosa si fa qua? Bisogna spelare ovviamente la parte finale di entrambi. Un attimo solo. Io ho la forbicina, qua proprio li hanno fatti cortissimi, sono stati dei bastardi a farli così assurdamente corti, perché è un po' scomodo se li fai assurdamente corti. Così, in modo che rimanga un po' qua, e poi ovviamente da questa
Ovviamente adesso non è che li farò tutti davanti a voi, vi faccio vedere il primo, così tipo ABC della saldatura, e poi come si fa a capire l'ordine di quelli successivi. Dopodiché capite la logica e li fate tutti voi, e questi li faccio tutti io da solo. Allora, bisogna, beh, prima cosa è meglio mettere subito ovviamente la guaina termorestringente, perché non si può metterla dopo aver fatto la saldatura, e non si può dimenticarsela, perché sennò ci sarebbero un sacco di cavi. Qua lo si mette nei due più lungo, questo è quello più lungo, per cui lo metto qua. Qua si blocca, questa sarebbe una terza mano in teoria, per tenerseli un po' comodi sti cavi fermi a mezz'aria. Qua si fa una prima prestagnatura, insomma ci metti un po' di stagno. Questo stagno è solo stretto necessario per coprirlo un po'. Qua ovviamente la speranza, qua per fortuna c'è la carta, per cui non dovrebbero andare in giro gocce di stagno. Bastano pochi secondi sopra. Qua è soltanto regolato così. Anche qua, sì, però qua lo stagno vecchio fa schifo. Su uno dei due è meglio lasciare una quantità di stagno un po' maggiore. Vedete qua che ho fatto una gocciolina. Qua invece c'è solo lo stretto necessario, però forse è troppo poco, è troppo poco. Ecco. Adesso si tratta solo di avvicinarli, tenerli vicini, affiancati, con uno dei due che deve essere fermo però, e tenere per un attimo il saldatore in posizione finché lo stagno si scioglie e ingloba da solo i due cavi. Si aspetta un attimo, adesso questo è saldato. Si aspetta un attimo che vada via il calore, perché sennò se sposti la guaina termorestringente adesso il calore la fa chiudere qui e non riesce a infilarla. Se c'è una stupida punta, come è successo, si taglia la stupida punta, lasciando, stando attenti però che non finiscano pezzettini di stagno dentro. Si fa così, lo si copre bene su entrambi i lati e adesso lo si blocca, cioè lo si riscalda o con una pistola d'aria calda. Io uso invece il phon, che va bene uguale. Un attimo solo. Così, qua cerchiamo di non scaldare tutto il resto. L'elettronica, se esageri con l'aria caldissima, potrebbe pure danneggiarsi. Qua l'importante è che si stringa abbastanza da non scorrere, cioè da rimanere attaccata. Si dovrebbe proprio deformare in effetti. Qua mi faccio male le dita. La pistola d'aria calda in effetti è più rapida. È un po' più rapida. Ecco, vedete, quando incomincia a prendere la forma dello stagno che si vede sotto, eccetera, si blocca. Qua devo dire che queste guaine non mi piacciono molto, perché ci mette un secolo a stringersi. Comunque sono più grosse delle altre, per cui è un vantaggio. Ora, la cosa interessante è capire come andare avanti in ordine. Noi il primo l'abbiamo capito come si fa. Si guardano gli estremi del connettore vecchio, gli estremi del connettore nuovo, e si abbina colore uguale. Nero è qui, nero è qui. Ovviamente avremmo potuto fare anche l'opposto, partire da questo rosso qui e questo rosso qui, estremi in entrambi i casi, colore uguale. Ora, come fare a sapere qual è il prossimo da attaccare? Diciamo qui, incominciamo già a tagliare grosso modo a quella lunghezza. In pratica si va in ordine, quindi visto che l'ultimo che abbiamo fatto è questo del connettore vecchio, sarà quello vicino che dobbiamo usare. Quello vicino è questo qui, che lo vedete con gli occhi, no? Questo è il nero, subito dopo c'è questo, quindi è questo che dobbiamo attaccare vicino a quello. Si va in ordine. Qua adesso tagliamo, speliamo, e qua praticamente non sto a farvi vedere tutto il lavoro, perché è la stessa identica cosa che abbiamo fatto prima. Colleghiamo questo con questo, e quindi con la saldatura, prima mettiamo la guaina, eccetera eccetera. È un lavoro un po' lungo, però diciamo che è facile, è facile. Poi come si andrà avanti, visto che non voglio farvi vedere tutte, si va in ordine, sempre in ordine. Adesso io sto per fare questo, che è il secondo qua, e lo metto col secondo qua. Poi farò questo, il terzo qua, e lo metto col terzo qua, e così via. Alla fine questo ultimo sarà collegato a questo rosso ultimo. Seguendo questo criterio non si può sbagliare. Adesso non sto qui ovviamente a stare a farvelo vedere uno per uno, li faccio tutti quanti, così abbiamo anche la possibilità di spostare su schifo il connettore e avere un po' più di margine. A tra poco.
Allora, ho fatto tutti i collegamenti, no? È stato tutto sommato abbastanza rapido, proprio perché sono molto facili queste saldature con cavi sottili. Vi do come indicazione, che ho dimenticato di dirlo prima, la temperatura tra 200 e 250 gradi, che non è molto, è sufficiente per cavi così sottili. Poi sarà un discorso diverso per quelli più grossi, che dovremo avere una temperatura di saldatore molto maggiore. Adesso vi dico un'altra cosa, però prima mi ero dimenticato, no, di dirvi che prima di fare tutto questo lavoro, di tagliare il vecchio connettore, cioè i cavi della batteria per attaccarli al nuovo connettore, verificate che i connettori non siano identici, perché c'è questa possibilità. Ci sono alcune aziende cinesi che producono diversi tipi di BMS e usano lo stesso connettore, per cui se siete fortunati la trovate già pronta. A quel punto non c'è bisogno di fare tutti questi tagli, staccate il connettore da quello vecchio, poi lo metterete in quello nuovo e già è a posto così. Precisato questo, andiamo avanti comunque con la descrizione della situazione in cui invece il connettore è diverso e bisogna fare tutti questi tagli. È molto importante non sbagliare l'ordine, vi ho già spiegato il criterio, no? Il criterio è, si guarda se il primo cavo che collegherete è sempre uno estremo laterale e questi due cavi che collegate, che provengono dalla batteria col connettore nuovo, deve avere questo primo cavo lo stesso colore. Questo vale solo per il primo, poi gli altri possono avere colori diversi. Cioè in pratica, se prendete il nero da qui, dovrà essere il nero estremo da qui. Se invece fosse il rosso estremo da questa, cioè in pratica da questa, dovrete metterlo sul rosso estremo da questa. Dopodiché andate in ordine, fate sempre quello più vicino a quello su cui avete già lavorato, sia in quello vecchio per tagliarlo che in quello nuovo per attaccarlo. Se usate questo criterio non dovete sbagliare, però visto che errare humanum est, è molto comune sbagliare a est, suppongo. Vedete, il problema è che se sbagliate a mettere l'ordine di questi cavi, succedono casini veramente grossi, non mentre li collegate adesso, che non è ancora collegato a niente, ma dopo, probabilmente già quando infilate il connettore nel BMS nuovo, ma di sicuro quando proverete a caricare la batteria succedono fuoco e fiamme, perché metterete in un cortocircuito totale. Qua che cazzo è sto suono? Un attimo. No, niente, si sentiva un suono di un rapinatore di banche che stavano tagliando il cavo. Allora, è importantissimo che l'ordine sia giusto, ne invertite solo due e è un casino. Allora, dato che le conseguenze possono essere molto gravi, vale la pena spendere qualche minuto in più per essere sicuri di non avere sbagliato. Ci sono due controlli che si possono fare dopo aver fatto i collegamenti per verificare che siano giusti. Il primo è un po' empirico, ma funziona abbastanza bene ed è facile da fare, è visivo. Voi in pratica tenete i cavi così per vedere bene l'ordine e poi dovete tenere la batteria in questa posizione. Perché in questa posizione? Perché così avete su un lato, qua vedete, la zona dei contatti e sull'altro lato altra zona dei contatti. Tenendolo in questo modo, quello visivo è semplicemente di verificare che ognuno di questi cavi, nell'andare in ordine e controllarli, siano sempre alternati sui due lati. Vi faccio vedere. Incominciamo col nero. Il nero da che parte va? Lo seguiamo e va a sinistra. Questo vuol dire che il secondo cavo che controlleremo dovrà andare a destra. Verifichiamo, questo rosso qua va qui, a destra. Il terzo dovrà andare a sinistra, perché il primo era andato a destra. E difatti il terzo, che qua sono tutti lo stesso colore, ci si incasina, ma comunque è questo qua. No, cos'è che è questo qua? E va a sinistra. E così via. Il quarto va a destra, il quinto a sinistra, il sesto a destra, il settimo a sinistra, l'ottavo a destra, il nono a sinistra, il decimo a destra e l'undicesimo a sinistra. Capito? Alternati. Se ne trovate invece due vicini qua, che sono sullo stesso lato, probabilmente avete, quasi sicuramente avete sbagliato. C'è poi un altro test che è un po' più rigoroso di questo e impiega, porta via un po' più di tempo, che è fatto col tester. In pratica si mette il tester su corrente continua, voltaggio continuo, a 20 volt o meno. A questo punto si dovrebbe, ma il condizionale d'obbligo, utilizzare questo punto visibile dei contatti che c'è in quasi tutti i connettori per controllarli a coppie, cioè sempre quelli uno vicino all'altro. Volendo numerarli per capirsi, diciamo che il nero è 1 e quindi questo è 2, 3, 4 e 5, dobbiamo controllare con i due puntali l'uno col 2, poi
il 2 col 3, quindi riprendendo il 2 precedente, poi il 3 col 4, poi il 4 col 5, 5 col 6 e così via. E guardare cosa compare qui. Bisogna, perché sia giusto, perché abbiate fatto il lavoro giusto, che tutte le volte che fate il controllo su due cavi vicini, che venga fuori un voltaggio valido. Qual è un voltaggio valido? È il voltaggio di una singola cella, perché questi qua sono positivo e negativo, negativo positivo, positivo e negativo, eccetera, eccetera, dei blocchi paralleli, che però in parallelo mantengono il voltaggio di una cella. Il voltaggio di una cella, che qua se ce n'ho una ve la faccio anche vedere, insomma, ecco questa qua, è appunto 3,6 o 3,7 nominali e in pratica vanno, diciamo, da 3 volte, in teoria potrebbe scendere a 2,8, ma è una cosa teorica, fino a un massimo di 4,2. Se voi trovate che per tutte le coppie vicine c'è sempre un voltaggio valido, cioè di una singola cella, diciamo tra 3 volte 4,2, allora va bene. Se invece facendo un controllo coi puntali di due cavi vicini vedete 0, nessun voltaggio, non va bene. Vuol dire che lì avete fatto un casino e avete messo due positivi vicini o due negativi vicini. C'è anche un altro possibile errore, ma dovete aver avuto un ictus per riuscire a creare questo errore, cioè che compaia sì un voltaggio, ma superiore a quello di una normale cella. Se ad esempio venisse fuori un valore di 7,5 volt, non può essere una singola cella. Vuol dire che avete preso due poli che comprendono due blocchi paralleli messi in serie tra loro, e in serie il voltaggio aumenta. Un altro casino, anche questo è un errore. Quindi tutti i voltaggi a coppia devono essere sempre validi per una singola cella. Mai di più e mai di meno, cioè assenza di voltaggio. Poi vi dicevo che in teoria ci sarebbe questa possibilità di usare i puntali su questi connettori, questa parte metallica dove c'è il contatto, perché qui c'è corrente ovviamente, viene dalla batteria. Però io non mi fido, perché vedete quanto sono grossi questi puntali, c'hanno la punta sottile che si infilerebbe in questo posto qua, però dopo sarebbero così vicini che il rischio è di fare cortocircuito io, e a questo punto non va bene. Se voi avete i puntali più sottili e vi volete prendere sto rischio di avere le mani da chirurgo e non sbagliare mai, ok, provateci. Io non ci provo perché non ho le mani da chirurgo, ho le mani da carpentiere, per cui non voglio neanche correre il rischio di fare scintille e fare con io cortocircuiti. Come faccio allora? Mi prendo un po' di tempo in più e mi organizzo un piccolo connettore a due poli con questa distanza, a cui poi attaccherò dei cavi un po' più lunghi per mettere comodamente i puntali, così da infilarlo senza rischio in tutti i vari punti. Da notare che questa tecnica, oltre a questo discorso della verifica degli allacciamenti che abbiamo fatto, può essere utile anche per una specie di check-up della batteria, perché in questo modo noi potremo sapere il voltaggio di tutti i blocchi paralleli che formano la batteria. Quando una batteria ha una singola cella che collassa, quel blocco parallelo, cioè è collegata a due o tre a seconda di quante sono le serie, queste sono tre in parallelo ad esempio, danneggerà, diciamo così, farà ridurre il voltaggio di tutto il blocco, non il voltaggio, in realtà l'amperaggio. Ma che cosa succede? Che in pratica se noi scopriamo che uno di questi blocchi è molto diverso come voltaggio dagli altri, lì c'è qualcosa che non va, perché non dovrebbe accadere questo. C'è il bilanciamento per caricarli insieme, poi vabbè, mentre si usano nella fase dinamica è normale che quelli più vicini ai terminali siano più scarichi, ma dopo un po', diciamo un'ora o due, si livellano e dovrebbero essere tutti uguali. Quindi scoprire che un blocco, uno di questi blocchi paralleli, che sono 10, perché sono serie di 10, è molto diverso dagli altri, diciamo pure inferiore, è un segno che lì c'è qualcosa che non va. Per cui in teoria potreste anche usare questa tecnica per scoprire una batteria bacata, localizzarla, guardate i cavi dove portano e vi accorgete di qual è la serie di batterie, e lì sarebbe un po' un casino, si smonta tutto, si tolgono queste celle, si controllano una a una per scoprire quale di queste è quella bacata, la si trova e la sostituisce con una dello stesso voltaggio e amperaggio, e così hai riparato il pacco batterie. Questo è un modo per scoprire qual è la batteria malata senza doverla smontare tutto. Comunque noi adesso non stiamo facendo questo, rimane il fatto che è molto comodo avere un modo per controllare i pin 2 a 2 senza rischiare di fare cortocircuito con i puntali, perché troppo vicini sono. Come si fa a organizzare questo? Beh, io ho un sacco di aggeggi, per cui io penso proprio che ci riuscirò. Se voi non ne avete tanti, o li comprate o guardate nelle vostre carabattole, che tutti hanno delle carabattole, no? Ora non voglio giocare con questo che c'è già la corrente. Dov'è che è l'altro?
usiamo questo, che poi fra l'altro ponte disonore per me, io mi sono dimenticato di verificare se il connettore vecchio nuovo erano uguali o meno, e ero convinto che fossero diversi, perché facendo, guardando così a occhio, mi sembravano diversi. Sono identici, porca vacca, assolutamente identici, vedete? Tac, stessa spaziatura, stessi segni qua, stessa posizione del nero estremo sullo stesso lato, come dire che tutto questo lavoro che ho fatto io è inutile, potevo lasciare quello bianco originale, lo staccavo così e poi lo mettevo nel nuovo BMS. Ok, comunque diciamo che è utile a livello didattico questo mio clamoroso errore, perché almeno vi spiego cosa fare se vi trovate che il connettore è diverso. Comunque adesso userò questo per i miei esperimenti, per non danneggiare questo qua. Si tratta di vedere, di trovare dei pin, questi qua sono degli aggeggi, vedete ce ne sono di due tipi, questi che sono quelli da collegare alla scheda madre, cioè che in pratica, adesso mi ricordo più quale dei due, questi qua sono femmine, sì, che si salderebbero nella scheda e poi si infila il connettore, che da qualche parte ci sarà pure il connettore, il connettore è questo. Vabbè, poi ci sono da mettere, questo è da costruirli proprio. Ci sono questi altri che sono simili, ma questi sono invece volanti, cioè non vanno messi nella scheda, ma per cavi volanti, che sono anche a multipoli volendo. Si tratta di arrangiarsi e di trovarne uno o costruirselo in modo di avere due pin che vadano dentro. Qua difatti non so neanche se questi qua sono abbastanza sottili, sono giusti. Dove sono i maschi qua? Non sono più i maschi, porca vacca. Le femminizzazione della società è sempre più marcata. Tutto femmine? E che cazzo? Cioè, femmine sono belle, però con chi si accoppiano queste? Aspettate un attimo. Adesso devo cercare nelle cose che ho se trovo in pratica dei pin che possono andare bene senza spaccare tutto e che abbia una distanza giusta. Qua già vedo che questi hanno una distanza giusta. Si tratta di costruirselo in pratica. Un attimo solo che lo metto insieme e poi vi spiego come ho fatto. A tra poco. Ok, non sono riuscito a trovarlo già pronto, per cui me ne sono un po' costruito partendo comunque da un aggeggio. Qua vedete questa cosa mostruosa, però costruita per funzionare allo scopo. Questo qui proviene da una piccola schedina madre di un drone, il mitico Visuo, il primo Visuo, quello che poi è morto. Qua vi faccio vedere alcune foto. L'ho staccato, l'ho dissaldato, ho tolto la plastica intorno perché se no non riuscivo a fare le saldature qua. Le saldature ovviamente sono molto vicine, per cui ci vuole la mano ferma. Poi ho messo della colla a caldo, diciamo trasparente, per proteggere le saldature, se no qua a muovere si staccano, e anche per essere sicuro che movimenti accidentali non facciano toccare i due. Ovviamente per scrupolo bisogna prima controllare che non siano in cortocircuito, ma già lo vediamo, non c'è il cortocircuito, e che ovviamente i pin siano rappresentati, cioè rappresentati, vengano, dovrebbe farlo, ecco, questo e quest'altro. Ok, questa cosa qui è una finezza per evitare che per puro caso, mentre lo metto dentro, si tocchino. Qua non si possono toccare neanche volendo, qua è tutto sigillato, eccetera. Da notare che questo coso qui, questi pin qua, come li chiamiamo, erano un po' più stretti di quelli necessari, erano un po' più stretti, però essendo appunto metallici morbidi, sforzando un po' si riesce a infilarli, e poi si è modificato e rimane così. Con questo sistema si possono controllare tutti i pin e si vede, adesso vediamo, qua mettiamo su 20 volt continua o minore. Qui in realtà più che farlo di volta in volta mi è più comodo fissare una volta per tutto i puntali. Aspettate che li fisso con lo scotch, un attimo solo. Ecco, abbiamo fissato, è venuto uno schifo indescrivibile, sono molto arrabbiato di questo schifo. Qua dovrebbero essere fissati. Allora, adesso si possono controllare tutti uno a uno. Qua faremo uno schema per ricordarci tutti i valori trovati. Lo schema è fatto così. Segno, volt, e poi vabbè qua pin, cioè più che pin coppia in realtà, una coppia.
qua appena incominciano a scrivere mi innervosiscono un po' queste cose, perché succedono sempre quando c'è il video attivo che tutto smette di funzionare. Uno, due, no, non scrivono, proprio solo le Bic scrivono, è l'unico tipo di penna al mondo, penna Biro, che funziona, tutte le altre merda che le fanno più belle non funzionano mai proprio, durano un secondo, 11 no, 11 pin ma 10 coppie. Allora, qui adesso memorizziamo per ognuno di questi il segno, perché dovrà sempre essere invertito, e il voltaggio. Vediamo un po'. Dov'è? Qua è scomodo, però è scomodissima sta cosa, anche perché sti puntali quasi quasi li schermo tutti. Un attimo solo, dai. Va bene, allora, adesso si parte. L'ideale sarebbe, per poter vedere il segno correttamente, ricordarsi di fare sempre la stessa posizione, cioè qui vabbè, adesso ho usato il bianco e il rosso, non il bianco e il blu, diciamo di tenere sempre il blu a destra in modo che poi il segno cambierà. Cominciamo col primo e il voltaggio che mi dà è una merda, perché non toccano molto, 3,81. Ed è positivo perché non c'era scritto, qua si appiccica, mi fa innervosire se stronzate. 3,81, diciamo che è giusto comunque. Qua vi dico una cosa che mi ero dimenticato di sottolineare: potrebbe essere difficile trovare il pin, cioè sti cosi, dai, come cazzo li chiamiamo, sti pisellini dello stesso identico spessore per entrare qui, che sarebbe poi quello che vediamo qua, no? Se siete fortunati lo trovate, se non li trovate assolutamente identici, meglio più piccoli che più grandi, perché se lo prendete più grande, magari calcando riuscite anche a infilarlo, però scassate le piccolissime mollettine metalliche che ci sono dentro e poi dopo questo non attacca più bene nel BMS. Usandolo più sottile come ho fatto io, ok, tocca e non tocca, per cui ci vuole un attimo a vedere il voltaggio, ma almeno non danneggia nulla. Quindi il primo è più 381. Adesso facciamo la seconda coppia, e qua c'è una differenza enorme, 3,43. E il segno? Aspetta che guardo, non ho guardato il segno, un attimo. Ma il segno è sempre positivo, questo non dovrebbe accadere, merda. Oltretutto sì, perché tocca e non tocca, dai, una merda. 3,43. Però non dovrebbe essere, perché è sempre positivo, fammi vedere. 1, 2, no, la terza devo fare, 1, 2, 3. 3,62, ok, è sempre il segno positivo, cioè o sempre negativo a seconda di come lo infilate. Io ero convinto che fossero alternati, cioè è strano, per me è stranissima sta cosa. Comunque adesso dai, lo facciamo tutto e poi cerchiamo di capire, perché c'è la teoria e la pratica. La pratica mi sta dicendo che il segno è sempre orientato nello stesso modo, solo che qua ci mette una vita a calcolare la giusta coppia. 1, coppia, 1, 2, 3 e 4. È 3,68, sempre positivo. E vabbè, allora no, forse ho sbagliato il ragionamento, ci devo pensare, perché per me la logica era che fossero alternati i segni, ma magari mi sbaglio, devo pensarci. Comunque intanto rifacciamo tutto, che qua ci mette una vita. Siamo arrivati a 4, 1, 2, 3, 4 e adesso 5. 3,61, sempre positivo. Vabbè, mi sembra chiaro, visto che io l'ho fatto giusto perché ho stato attento, che in realtà non è vero che i segni sono alternati, sono sempre lo stesso tipo. Da notare che a me viene sempre positivo perché l'ho messo dentro così. Se l'avessi messo dentro in questo modo, li avrei avuti tutti negativi. Comunque andiamo avanti. Qua ci sono dei voltaggi di una differenza. Questo è un 3,43 che fa veramente cagare, cioè rispetto a un 3,8 non sono per nulla omogenee, d'altronde si sapeva, un pacco batteria che fa schifo. 5, devo arrivare alla sesta. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 3,44, sempre positivo. Ok, vabbè, me sono sbagliato, però mi sembra stranissimo, perché quello intermedio, se questo è un negativo, questo deve essere un positivo. E qua sarebbe positivo negativo, negativo positivo. Come fanno ad avere sempre il segno uguale? Ci devo pensare. È un mistero che non riesco a spiegarmi per ora.
Comunque non posso averli sbagliati tutti, vuol dire che vengono tutti così, con lo stesso segno. Strano. Siamo a 6, mamma mia che noia. Vabbè, se volete io taglio, poi vi dico il risultato finale, dai. Va bene, ho completato tutto e sono un po' perplesso, veramente ci devo studiare sopra perché per me è inconcepibile questo fatto. Comunque sì, i segni sono tutti uguali. Avete capito il discorso? A me vengono tutti positivi perché per puro caso ho scelto di infilarli così. Se li avessi infilati così sarebbero stati tutti negativi. Possiamo anche fare il tentativo, non di tutti perché mi rompo le palle, ma di uno solo. Se invece il blu lo tengo da questa, che adesso è meno, vedete? E così via. Ma comunque in pratica i segni sono tutti uguali. Non capisco perché, però. Cioè, com'è possibile? I blocchi paralleli, meno più, meno più. Ah, perché quello intermedio non è solo più, è anche meno. Cazzo! No, non ti arrabbiare, si sbaglia, è normale, si sbaglia, si imparano le cose in questo modo. Sì, sì, mi sono confuso io. Perché io pensavo meno e più e poi sarà più e meno, ma in realtà questo, che sono i blocchi intermedi ai diversi blocchi paralleli, sono sia più che meno, per cui alla fine sono orientati. Ok, cancellato quel discorso dei segni alternati, i segni devono essere tutti uguali, cioè una volta che lo infilate sempre allo stesso modo, sempre il segno o sempre positivo o sempre negativo. I voltaggi sono tutti nell'ambito di una singola cella, quindi va bene. Sono comunque sconvolto nel vedere la differenza, cioè questo è un 3,44, questo è un 3,81, e che cazzo, 3,38 addirittura è una merda. Hanno usato batterie di merda, cioè celle singole che non sono con le stesse amperaggio, con le stesse, o che il bilanciamento non funziona niente, però quello riguardava l'altro BMS, questo qua vecchio. Quello nuovo potrebbe fare giustizia e riportare tutte le celle, tutti i blocchi paralleli, allo stesso voltaggio, perché è quello che serve il bilanciamento, se no come mai c'hanno delle differenze così grandi? Vedremo, in teoria a livello teorico potrei montare quello nuovo, caricarla, c'ho pochissima voglia di farlo, smontare di nuovo e controllare in questo sistema se questa volta con il nuovo BMS risultano più bilanciate, perché però il bilanciamento non c'è, io non vedo un bilanciamento reale, qua è uno schifo. Comunque questo esperimento che mi ha fatto anche un po' arrabbiare, così vabbè lo so perché sono le cose ma storte, mi dice che tutto va bene, ognuno di questi il voltaggio c'è ed è all'interno di una cella e poi vabbè, mi ero sbagliato, i segni sono in realtà tutti sempre dello stesso tipo, sempre uguali. Quindi questo è a posto. Adesso chiudiamo questo argomento e passiamo alle altre cose, perché bisogna staccare questi tre cavi e poi ovviamente mettere il nuovo BMS e riattaccare i tre cavi nella stessa posizione e ovviamente infilare questo. A tra poco. Allora adesso toglierò i tre cavi che rimangono, 1, 2 e 3. Per trarre utilità, come dicevo, nell'opera di sostituzione, si guarda prima dove sono i vari cavi e poi li si rimette sul nuovo BMS nella stessa, con la stessa identificazione. No? Vedete, qua c'è un C-, qua c'è un P, P-, anche se non si vede il meno, ma è ovvio che sia il meno perché i più sono tutti attaccati al terminale positivo, e poi qui c'è un B meno, così come c'è qui un B meno, quindi in pratica tac 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 tac. Ora di per sé sono così pochi che si potrebbe ricordarsi a memoria, ma per essere diciamo metodici, per avere un metodo efficiente, si può usare le etichette. Cioè praticamente prima di staccarlo io mi annoto su questo cavo dove dovrò attaccarlo qui. Qua c'è scritto B- e quindi qua io ci scrivo B-. Il meno è superfluo perché sono sempre negativi questi qua. Il positivo è attaccato al terminale positivo e rimane lì. Adesso qua in realtà non so se riesco veramente a attaccarlo bene perché qua è piccola questa etichetta, mannaggia. Vabbè, insomma si vede che è una B. Questo invece è attaccato al P, P meno, di power, il polo negativo che va, o metto persino in negativo, in meno, tanto sono tutto negativi. Qui però mi vedo se ci riesco, mannaggia. Questo è l'ultimo, è un C meno, quello del caricatore, il negativo del caricatore, quindi facciamo la C. Ovviamente se i cavi fossero di più sarebbe più utile questa operazione che al momento sembra ridicola,
ma lo faccio perché è un metodo e i metodi vanno usati in modo scientifico. Ok, adesso li tolgo tutti e tre e poi li metterò ovviamente qui nei rispettivi, che fatto anche le posizioni sono quasi uguali. Adesso quindi tolgo questo. Da notare che ho messo una punta diversa saldatore, più grossa, meno sottile, e anche la temperatura dovrà essere molto maggiore di 200-250, soprattutto per questo cavo e probabilmente anche questo, che sono un po' grossi per sciogliere tutto questo stagno. Vabbè, lo porto a 350, forse sarebbe necessario ancora di più. Ok, questa qui si è tolta. Di per sé non c'è, non c'è pericolo a toccare, però scotta. Però è il polo negativo, il terminale negativo B meno. Di per sé, se lo tocchi tu, a parte fatto che scotta adesso, non senti niente. Però se dondola e va a toccare qualcosa che è positivo, succede la fine del mondo. Per cui finché non lo saldiamo sull'altro, lo isoliamo subito per precauzione. Sì, ma non scottarmi però. Non scottarmi. Ecco, dai, per adesso. Queste etichette fanno schifo perché le ho trovate piccole, vedete, sono etichette piccole, se ce ne sono di più lunghe viene meglio il lavoro. Era soltanto per farvi vedere il metodo. E ecco, adesso facciamo gli altri. Ah, queste etichette proprio, cioè, sono una cagata, non rimangono attaccate un secondo. Affanculo. Cioè, fa incazzare queste cose. Io faccio le etichette e poi non serve a niente. Qui non c'è bisogno di isolarlo perché conduce al nulla, cioè al connettore più o meno, ma non c'è attaccato niente. Ma dimenticavo di dirlo, ma è una cosa assolutamente ovvia: prima di fare sti lavori stacchi la batteria dalla centralina, insomma non la puoi lasciare in carico mentre lo fai. Sì, ma queste etichette proprio niente, non attaccano, sono finte bastarde, perché poi sono tutti cavi neri a livello teorico, anche se a me non succede perché io so cosa vogliono dire queste cose. Ma ci si potrebbe davvero far confusione, no? Ok, oddio, che qua non abbia toccato quell'altro. No, dai. Mi sta attenti. Forse persino troppo, però, questa temperatura qua. Vedo che me lo sta smerdando in un secondo, proprio. Ok. Queste etichette restano un secondo. Adesso il BMS vecchio è completamente isolato da tutto e si può staccarlo fisicamente, attaccato giù con un biadesivo. Ok, l'ho tolto quasi subito, ci hanno messo un sacco di gomma piuma, cioè di adesivo con la gomma. Queste etichette fanno schifo, ricordarsi di comprare etichette che attacchino un po' più grandi. Ok, qui adesso ci metteremo questo, perché le dimensioni sono praticamente identiche, un po' più grande questo, ma di pochissimo. Comunque anche la posizione è la stessa, vedete, B meno, quindi ci si arriva comodi, che è una cosa bella questa. Qua ti sei già appiccicato tutte le parti. Qua è meglio che ci metto anch'io qualcosa per tenerlo fermo, però. Aspettate che vado a cercare una specie di biadesivo, anch'io che ce l'ho. Vabbè, ho trovato questo biadesivo che non è bello come l'altro perché non è grosso cicciotto e quindi non toccherà benissimo, ma ci si accontenta, insomma, dai, tanto poi dopo ci sarà anche la guaina termo restringente eccetera a tenerlo attaccato lì. Adesso è tanto mentre faccio le saldature che non mi si sposti proprio, sperando fra l'altro di averlo messo nel punto giusto, perché se no è seccante. Questo è quello nuovo, allora vediamo di arrivarci però. Questo qua ci arriva, no? E questo un po' più lungo ci arriva. Sì, dai. Resta lì più o meno, dai, così. Adesso niente, allora vi dicevo prima
si è staccato, vabbè, non serve perché già lo so che è questa, ma fanno schifo queste etichette. Questa era il B meno e quindi lo attacchiamo qui dove c'è il B meno, che la posizione per pura coincidenza è la stessa, e forse non è neanche una coincidenza. Qua ci metto un po' di stagno prima però, e anche qua lo ristagno un attimo. Vi dicevo all'inizio del video, quando si trattava di togliere quello vecchio, che prima bisogna togliere il connettore per il bilanciamento e dopo gli altri cavi, fra cui il bimeno. È vero, vi dirò di più, quando invece dovete... Si erano scaricati gli occhiali, porco schifo. Stavo dicendo una cosa importante, per cui la ripeto. Quando si smonta il BMS, si toglie quello vecchio, bisogna prima togliere il connettore multiplo e dopo staccare il bimeno. Quando lo si monta si fa l'opposto, bisogna prima mettere il bimeno e dopo infilare il connettore multiplo. È importante perché sennò c'è il rischio di danneggiare il componente. Quindi adesso io prima attacco il bimeno. Per ricordarvi questa regola potete pensarla in questo modo. Si può togliere o mettere il connettore multiplo solo se il bimeno è attaccato. Quindi adesso non potrei attaccare qua il connettore perché questo non è attaccato. Così come lo posso togliere quando questo era attaccato. Avete capito tutto. Adesso faccio un po' di prestagno qui e qui e attacco questo, che è uno di quelli grossi, che quindi è un po' più complicato di altri, ma dovrei riuscirci. Ok, questo l'ho fatto, come sempre c'ho il dubbio perché ho paura di fondere i componenti intorno, no? Con temperature spaventose. Qua bisogna capire, sì dai, è bello solido. Adesso faccio questi due che dovrebbero essere più facili, probabilmente serve anche meno calore, anche se vabbè, questo è comunque grosso. Ma non lo so neanche io. Non lo so neanche io se vengono bene queste saldature. Le saldature grosse non le so fare bene, dai, cazzo, è quello il discorso. Perché ho paura di bruciare tutto o di non attaccarlo bene. Qua non mi convince molto questa. Però dai, cazzo, non è che sia proprio una centrale nucleare questa. Sì, ma questo è talmente piccolo che fondo solo lo stagno. Dai, andiamo un po' più in basso. Okay. Grosso. Qua fra l'altro non è neanche la posizione giusta per arrivare lì. Va bene, insomma, dai, sono io stesso poco convinto, non mi piace che si vedano due palline diverse, volevo che fosse un unico blocco, però la superficie che attacca è davvero tanta e mi sembra molto solido. Ok, sono fatte.
Adesso togliamo un attimo il saldatore che per un po' non serve. Che cosa manca? Beh, ovviamente sarebbe da inserire questo e tra poco lo facciamo. Però prima vi spiego una cosa che mi ero dimenticato di dirvelo. Qua c'era questo cavo sottile, no? A due poli, e io avevo preso questo tipo di BMS proprio per questo cavo, che secondo me è il cavo per l'interruttore logico. Cioè qui, io adesso ho fatto una prolunga, ci ho messo un connettore che è complementare con quello che ho messo qua in questo case. Qua c'è l'interruttore, vedete, così, per cui inserendolo in questo modo è collegato all'interruttore. Adesso non so neanche se è acceso o spento, mi fa incazzare sta cosa, non lo so mai se è acceso o spento. Vabbè, dopo controllo col tester, dai, perché in questo modo, facendo, azionando l'interruttore, posso impedire che venga erogata energia alla batteria. Questo è a livello logico, senza invece far passare i cavi grossi qui, che non li reggerebbe, perché questo poi è scoperto che regge solo 3 ampere, che sono troppo poche, perché può arrivare, vabbè, 30 ampere in teoria, comunque la centralina 13 ampere, e quindi si fonderebbe sto coso di plastica. L'interruttore logico è molto utile, secondo me, per chi ha una batteria esterna con interruttore o una bici elettrica con chiave di accensione elettrica. In quel caso il cavo dovrei farlo molto più lungo per arrivare fino al manubrio. Da notare comunque che questo BMS, che io l'ho scelto perché mi sembrava con caratteristiche belline, insomma, e anche recensioni positive, tranne quelli che non sono riusciti a capire come fare perché non erano esperti e hanno anche fuso tutto, c'è uno che gli è andato fuoco alla batteria perché non sapeva dove attaccare sti cavi, l'ho fatto a caso, ma comunque quegli esperti che sanno, come lo so anch'io, dove si mettono i cavi, hanno detto insomma che funziona bene. Però c'è da dire che la documentazione è zero proprio, non c'è nessuna documentazione nemmeno di questo filo, di questo doppio cavo, che secondo me è un bridge per interruttore logico, ma me lo immagino io perché non c'è nessuna dimostrazione di questo. Per cui adesso vedremo, dopo quando la provo, voglio vedere se è veramente l'interruttore. L'unica altra cosa che potrebbe essere, ma mi sembra estremamente improbabile, è che sia, visto che qua c'è una protezione anche da calore, il cavetto dove puoi attaccare un termometro per vedere la temperatura del BMS in tempo reale. Mi sembra molto strano, mi sembra molto strano, l'avrebbero quantomeno sottolineato meglio, no? Per cui così, insomma, poche istruzioni. Comunque vi lascio il link di questo BMS, se avete a 36 volt 10S, avreste questo stesso che ho io, che poi vedremo se funziona bene, come spero. Adesso che devo fare? Adesso devo attaccare questo, che fa un po' paura, perché ho fatto tutti i controlli del mondo, ma ovviamente il dubbio è sempre quello di essere sfigati e che vengano fuori fuoco e fiamme. L'ho inserito, sono un po' nervoso, ve lo dico la verità, perché io non è che abbia paura di fare queste cose, ma la palla di fuoco che esplode mi crea un po' di inquietudine per la sorpresa, no? Poi il fuoco, perché si sono cazzate col sole che abbiamo in estate, non mi accorgo la differenza, ma il boom è improvviso, cioè mi scuoti i nervi. Come per adesso non fa il boom e non si sta scaldando, anche se comunque un po' del suo lavoro dovrebbe già incominciare a farlo, perché sta bilanciando le celle, perché prima erano bilanciate di schifo proprio. Va, che bilanciamento che hanno fatto col vecchio BMS, da 3,81, 3,44, 3,38, cioè va a cagare. Adesso la prima prova importante per vedere che appunto siano tutti collegati giusti è quella di provare a caricarlo, cosa di cui ho molto bisogno, perché in effetti era parecchio scarica, come possiamo vedere. Qui può succedere una cosa estremamente spiacevole se ci fosse un errore, ma noi abbiamo controllato e ricontrollato, per cui non c'è motivo, giusto? Allora, adesso proviamo a vedere se schioppa tutto mettendo il caricatore, che è un primo test, diciamo che è il test così quasi più rischioso, anche se poi probabilmente i BMS, diciamo, fatti meglio, più moderni, hanno anche dei sistemi di protezione per accorgersi se ci sono polarità sbagliate nei cavi e evitano di esplodere, semplicemente isolano, diciamo, quei cavi sballati. Adesso proviamo. Da notare che questo video voi lo vedete tutto insieme, ma in realtà io ho solo ritagli di tempo, per cui a volte passa un giorno tra un pezzo e l'altro, perché mi devo fermare per fare robe mie. Adesso proviamo, vediamo che succede. Colleghiamo qua, rullo di tamburi, non sta fumando,
non sembra prendere pastiglie. Non scotta. Diciamo che per ora sono abbastanza contento che non sia esploso, ma d'altronde abbiamo controllato tutto in modo capillare. Adesso però c'è un altro controllo che voglio fare, così concludiamo questo benedetto video, e cioè vedere se, non so neanche se ve ne ho parlato perché non mi ricordo più cosa ho detto ieri, l'altro giorno, che questo filo sottile. Quindi vediamo se effettivamente funziona come interruttore. Chiudiamo qui, colleghiamo anche qua perché mi serve per verificare col voltaggio qui. Vabbè, questo sarebbe del caricabatterie. Dopo ovviamente ci devo mettere un guscio qua, ma intanto facciamo la prova così. Qua c'è l'uscita del power connettore T-plug. Il T-plug. Adesso vediamo come funziona l'interruttore. Qua si accende, quindi per ora il segnale di lasciar passare energia. Vediamo se facendo così, ecco, vedete, non esce più. Qua vorrei anche ricordarmi com'è, perché non me lo ricordo mai. Quando la I, questa specie di trattino, è in basso, è spenta. Il tondo significa ok, c'è l'energia. Comunque, un altro modo che ho per verificare prima di mettere nello zaino è proprio far qua. Se io premo qui, vedo che è spenta. Se facendo qui, vedo le luci, so che è accesa, per cui è anche un bel modo questo per verificare. Ok, per quel che posso dire, funziona tutto. Poi, ovviamente, la caricherò in modo completo, vedrò come si comporta il BMS che ha più ampere su quella salita maledetta. Devo dire che ho poca voglia di andarci domani subito perché l'ho fatta già 2 volte di fila. E mi stanco e mi stufo, fa sempre lo stesso percorso. Comunque, sicuramente c'è così di dover fare quella verifica, perché la mia speranza è che fossero le ampere eccessive. L'altro era solo a 15, era soltanto a 15, per cui è possibile che arrivasse a 15 o a 16 col mio peso e quella salita. Ecco perché si bloccava sempre allo stesso punto. Quindi non era un problema di carica della batteria, era un problema di eccesso di ampere. Questo è il doppio di ampere. Spero di superare quel tragitto. Qui il video finirebbe, in realtà c'è un'altra cosa che volevo dirvi, cioè farvi vedere più che altro. Farvi vedere, intanto stacco queste robe, dai. Stacco queste robe perché dopo devo metterci il guscio e fare le robe per bene, ovviamente non posso metterla dentro così nuda e cruda. No, una cosa vi dicevano alcuni, soprattutto chi appunto non ha molta esperienza, dice: ma in realtà mi è sembrato complicato. Ho paura di farlo, visto che hai fatto tutti quei controlli col tester, non so come fare, eccetera. Ok, se uno non è esperto, ovviamente non voglio sforzarlo. Ah, qua ho aggiunto questa colla caldo nera soltanto perché ho visto che qui ce l'hanno messa anche loro, no? Loro l'hanno messa bianca, e vabbè, ognuno c'ha il colore suo. E mi sono chiesto perché l'avete messa, che senso ha? Secondo me non dovrebbe essere necessario, questi connettori sono fatti per funzionare, ma può accadere che le singole mollettine che sono incastrate qua, una di queste magari non sia ben fissa, e che quando si fa così si preme, la mollettina qui, invece di restare in posizione, si sposta di 1 mm, si fa spostare da questo, e quindi non fa più contatto bene. Mettendole tutte ben fissate in fondo e mettendo colla all'interno in modo che si blocchino una con l'altra, si evita questo rischio, diciamo, che una di queste scivoli all'indietro non toccando bene il contatto. Io non so quanto sia probabile, ma l'hanno fatto anche loro, lo faccio anch'io, tanto la colla a caldo ce l'ho. E quindi ho prima spinto questi cavi per essere sicuro che tutte queste mollettine, le chiamo io, questi contatti, siano in fondo, e poi ci ho infilato quasi dentro colla a caldo sia qui, che si chiama un manicotto quasi di gomma, per rendere meno probabile che uno di questi scivoli, insomma. Vabbè. Comunque, volevo dirvi una cosa. È vero che tutta la faccenda di tutti questi tagli e saldature e mantenere giusto ordine e verifica scrupolosa dell'ordine può sembrare un po' faticoso, ma ricordatevi che in molti casi, e persino era il mio caso, anche se me ne sono accorto troppo tardi come uno scemo, i connettori ne trovate molti che sono assolutamente identici, come spaziatura, diciamo, e come posizione. In questo caso il nero è sempre a sinistra in questa immagine. Questo vuol dire che se voi trovate un BMS che ha lo stesso connettore multiplo per il bilanciamento del vostro vecchio, diventa facilissima l'operazione. Voi non dovete più fare tutti questi tagli, queste cose, e poi la conseguente verifica lunga.
voi staccate il connettore da quello vecchio e lo lasciate così, staccate tre cavi, togliete, mettete quello nuovo, infilate, no, prima staccate il bimeno, poi infilate il connettore, poi attaccate anche questi due, che possono essere fatti in qualunque momento perché non sono collegati a niente. Ve la cavate con solo tre saldature, cioè tre saldature non sono tanto, giusto? Il punto è trovare un connettore, un BMS, che oltre alle caratteristiche di valore nominale e di serie uguali, abbia anche il connettore identico. Ora, questo qui che ho comprato, e vi metto il link nella descrizione del video, in effetti è identico a quello che avevo prima. Per darvi la possibilità di, questo è tutto sporco, tutto polveroso, di scoprire se è identico, vi faccio vedere qua. No, aspetta. Le misure più precise possibili di questo, così le potete confrontare col vostro, nel senso che se fossero identiche, ecco, non so se è perfettissimo, però 22,4, vediamo questo, ecco, appena ci sono queste cose qui, nel punto più stretto 3,3, nel punto dove ci sono questi due profili 4,2 o 4,1. Per quel che riguarda la spaziatura, un attimo solo, non so che cosa vedrete da questa immagine, ma ve la faccio vedere lo stesso, qua, no? Con i millimetri da vicino. Sperando che si veda a fuoco, eccetera. Queste, insomma, sono le misure. Perché se lo avete uguale a questo, vi conviene comprare questo a sto punto, perché non avrete fatto tutto questo lavoro. Se invece avete un connettore molto diverso, allora cercate di guardare, quando comprate il BMS, la foto, eccetera, e cercate di capire se è uguale, perché se fosse identico vi risparmiate il 90% del lavoro. Detto questo, detto tutto, adesso lo qua rimetterò a posto tutte le cose, lo inglobo di nuovo nella guaina termorestringente, eccetera. Io mi scuso un po' per questo video, soprattutto con i miei follower, perché loro mi seguono così per simpatia, più che altro. Io li ringrazio molto per questo. A volte facciamo video un po' divertenti, diamo imposti speciali, e quindi un video tutto tecnico come questo è un po' noioso per loro. Io all'inizio, a dire la verità, avevo anche pensato di non farlo il video, di fare solo il cambio di BMS, e poi in un video più divertente successivo avrei detto: ho fatto questo cambio, vediamo come funziona. Poi però mi è venuto in mente che questo argomento può interessare a un certo numero di persone. Tutti quelli che hanno una bici elettrica, per esempio, e quindi una batteria tipo questa, prima o poi potrebbero trovarsi a dover fare questa cosa, perché quando la batteria ha problemi, non si carica, non mantiene la carica, smette completamente di funzionare di colpo senza ragione, 9 volte su 10 è il BMS, giusto? Con 15 euro e 3 saldature la rimettete come nuova, per cui è una cosa che può interessare. Una volta su 10 sono le celle esaurite, ma diciamo che quello te ne accorgi, perché o è una questione di tempo, hai la batteria da 1-2 anni o più e gradualmente tiene sempre meno la carica, allora lì sono le celle esaurite, non c'entra il BMS e devi cambiare la batteria. Un'altra possibilità è un danno tipo collasso di una cella o più, e allora vedi uscire il fumo, fuoco, fiamme, e te ne accorgi. Quando non ci sono queste due situazioni, quando il giorno prima andava benissimo, il giorno dopo, dal giorno dopo non le si accende più, non fa più niente, quello è il BMS. 15 euro, 3 saldature e la batteria come nuova, quindi conviene pensarci a questa possibilità. E detto questo, sperando che il video non sia risultato troppo lungo, vi ringrazio per l'attenzione e vi dico alla prossima.